Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi sono qui per farvi una breve presentazione dei nuovi arrivi autunno-inverno che potrete trovare in vendita già sul nostro sito merceriaitaliaartisan.com. Sono dei filati eccezionali, e quindi appunto volevo presentarveli per illustrarvi le loro caratteristiche. Vedete già qualche marchio, quindi tutti i marchi nuovi, tutti brand favolosi, e filati moda che veramente saranno il top questo autunno che arriva. Allora, partiamo subito e per ogni gomitolo vado a prendere tutti i colori al momento disponibili sul sito. Dicevo, partiamo subito con questo filato di cui vi dico già che alcuni colori stanno andando esauriti. Sono 8 colori in tutto, ma 2 sono andati esauriti e il filato è arrivato solo ieri. Quindi ho deciso che è il momento migliore per farvi questa video presentazione, cosicché quando appunto la vedrete, se interessati e se vi piaceranno questi articoli, sappiate che è il momento di andarli a scegliere, perché probabilmente fra qualche giorno anche qualche altro colore non ci sarà più in disponibilità. Bando alle ciance, parliamo dei nuovi arrivi. Alize Sal è un filato meraviglioso, come potete notare dalla videocamera, ha del lurex all'interno, è un acrilico super soffice, veramente non pizzica né al tatto né al contatto anche col viso, perché è un filato studiato proprio per non dar fastidio, ma avere questa meraviglia di sbrilluccico di appunto di lamè. E nonostante appunto contenga del lamè, anche questo non punge per niente ed è caldissimo ed ha un metraggio veramente veramente generoso. Vedete che il gomitolo ha 100 grammi e contiene ben 460 metri di filo. La casa produttrice Alize appunto consiglia di lavorarlo con ferri uncinetto che vanno dal 2 al 4. Io vi consiglio appunto una realizzazione con ferri uncinetto 3, 3 e mezzo per l'uncinetto, massimo appunto 4. È un filato spettacolare con colori ovviamente prettamente autunnali. Partiamo con questo bellissimo rosso che è il tipico rosso natalizio, se così possiamo definirlo, un rosso intenso, molto molto bello. Poi abbiamo un autunnale meraviglioso color senape. Con l'urex lamè, dimenticavo, ogni gomitolo ha il lurex tono su tono, quindi rosso con l'urex rosso. Questo qui è in color senape con l'urex oro. Poi abbiamo ancora il blu notte con l'urex blu, guardate che meraviglia di filato. Elegantissimo, ancora il panna con l'urex iridescente, quindi elegante e delicatissimo. Vedete, è un lurex cangiante che sta benissimo col panna. Poi abbiamo questo meraviglioso fucsia, che appunto è un fucsia scuro, quindi non è un colore acceso e sgargiante, ma un fucsia elegante, lo chiamo io, ed è appunto con il lurex anche questo tono su tono. Ultimo, ma non per importanza, questo che è l'elegantissimo nero. Nero, quindi appunto da utilizzare in ogni occasione, ma soprattutto per scialli, stole, maglioncini, cardigan eleganti, perché risulta molto elegante, con ovviamente anche in questo caso il lurex tono su tono. Quindi nero su nero, io vi assicuro che adesso non riesco a capire bene se renda veramente come dal vivo in fotocamera, ma vi assicuro che è una meraviglia. Quindi i colori al momento disponibili sono questi 6, erano 8 già ieri, ma 2 sono andati completamente esauriti, quindi rosso,
ocra o senape, questo meraviglioso fucsia, classico nero, elegantissimo blu notte e color panna. Quello che trovo veramente meraviglioso di questi colori è la possibilità di abbinarli e vedere insieme quanto siano meravigliosi. Ad esempio, questo panna è nero o con il blu o con il rosso fa molto progetto natalizio. Insomma, veramente c'è tanto metraggio e anche con soli due gomitoli riusciamo a elaborare uno scialle grande, un progetto appunto finito. Quindi questo è Alise Salle, il primo nuovo arrivo. Un altro meraviglioso filato di cui vado a parlarvi, e ovviamente vedete già che la qualità è marchio Shipis, quindi parla da solo, è questa fantastica Keiko Queste, perché al momento ci sono questi tre colori disponibili, anche in questo caso uno è già andato esaurito, quindi correte a visualizzarlo e prenderlo se volete approfittarne, perché abbiamo per questo articolo il prezzo più basso del web e si tratta appunto di un filato di alta qualità, completamente naturale come composizione, autunnale sia nei colori che appunto nella composizione, perché si tratta di cake dal metraggio infinito, quindi queste cake hanno 1000 metri ciascuna di filo per un peso che oscilla tra i 215 e i 225 grammi. La casa consiglia di lavorare con ferri uncinetto 3,5-4 e confermo. Abbiamo un 70% cotone e 30% lana come composizione. È un filato estremamente morbido, sottile, comodo da lavorare perché possiamo partire dall'esterno o ancora, se lo preferiamo, partire dal colore interno perché abbiamo facilmente il capo rintracciabile, e appunto è un gradient di qualità superiore. È veramente soffice, caldo allo stesso tempo per il contenuto di lana. E i colori sono meravigliosi. Abbiamo questo che richiama tutte le tonalità del marrone, quindi fa molto autunno e ricorda proprio il calore, il colore del legno, il cioccolato, insomma, tutte cose riconducibili all'autunno. Bellissima. Per le amanti dei colori super femminili, abbiamo il fucsia rosa che termina con un beige cipria all'esterno, meravigliosa anche lei. E il terzo colore è bellissimo, con appunto del verde scuro, color menta e viola, verde e viola vanno tantissimo insieme e rendono una meraviglia. Ancora una sfumatura color ottanio e poi passiamo ad un blu scuro all'esterno. Quindi tre composizioni di colore meravigliose che abbracciano un po' tutti i gusti. E questa è la Cakes che si chiama Woolly Whirl a marchio Shipis. Altro meraviglioso nuovo filato che trovate nella nostra merceria online è il bellissimo Lana Montreal. È un filato sfumato degradé che io adesso vi mostro in tre colorazioni, quindi tre sfumature, ma sul sito abbiamo diversi colori disponibili al momento. È estremamente soffice, è un gradient bellissimo ed è un acrilico misto nylon. È un filato super morbido, nonostante la composizione sia appunto acrilica, ma è un acrilico studiato per appunto il contatto con la pelle diretta, quindi veramente qualcosa di indescrivibile al tatto e poi anche nelle colorazioni. Nello specifico vi faccio vedere questa che si chiama Marmotta ed è bellissima, richiama anche qui il nero, il beige, il marrone bruciato, molto autunnale. Poi questa che nello specifico si chiama Porpora, abbiamo questa con il blu e il verde, ma poi ne abbiamo altre con il rosso il verde anche, insomma, andate a sbirciare sul sito e anche loro hanno un bel metraggio, hanno un prezzo piccolo piccolo questi filati appunto come metraggio abbiamo 280 metri in ciascun gomitolo da 80 grammi, quindi un bel metraggio abbondante, generoso anche lui. Come ferri uncinetto consigliati sono il 3,5-4, assolutamente sì, e questo è il numero di uncinetto o ferri che andrei ad utilizzare per lavorarlo. Potete realizzarci capi d'abbigliamento assolutamente, potete realizzarci accessori da indossare come scialli, sciarpe o stole, insomma tutto quello che vorrete creare per voi stesse o da donare
come capi and maid per la prossima stagione che arriva. Altro filato meraviglioso e particolarissimo sono le trecce di lana speckled. Si tratta di una pura lana stampata con metodo manuale, ciò significa che ogni matassa non è uguale all'altra, nonostante abbia lo stesso colore, insomma non sarà mai identica, ecco. In questo caso abbiamo un filato morbido ma più secco, sì, perché si tratta appunto di una pura lana con la quale si possono realizzare capi da indossare su delle maglie o comunque per farci delle cappe, dei ponci, un qualcosa che veramente ci tenga molto molto caldi, perché sapete che la pura lana è indicatissima per mantenere la temperatura corporea ideale d'inverno. È un filato più spesso, infatti si lavora col 4, no, scusate, taglia. È un filato più spesso, infatti si lavora con il 5-6 mm, sia insomma, di ferri o di uncinetto a seconda del punto che volete andare a realizzare. Sono appunto delle matasse sfumate da andare a gomitolare e sono meravigliose in tutte le loro colorazioni. Stiamo parlando appunto di un 100% lana e il metraggio è di, vediamo subito. Di andarlo a recuperare, abbiamo 190 metri per una matassa che è 100 grammi. Vi faccio vedere qualche colore. Eccoli qui, guardate che belli, ma sul sito abbiamo altri colori al momento disponibili. Guardate che meraviglia questo con tutte le sfumature del viola, meraviglioso. È proprio un filato stampato, quindi vedete a ripetizioni corte. Guardate in questo filo, riuscite a capire che sono delle ripetizioni corte, ovviamente puramente casuali e diverse, matassa per matassa, perché appunto questa lavorazione viene effettuata a mano. È questa che ricorda i colori proprio del mare, meravigliose. Eccole qui. Per i nostri piccoli è arrivato un meraviglioso nuovo filato, nuovo sia perché è un'aggiunta nella nostra merceria online, ma anche per composizione, perché è meravigliosa e particolare. Stiamo parlando di un filato baby, quindi adatto ai più piccoli. Io spero che in camera si riesca un po' a capire quanto è delicato, morbido e caldo allo stesso tempo questo filato, e si chiama Baby Wool di Alize. Si tratta di lana mista bambù con un pizzico anche di acrilico baby, quindi meravigliosa, super morbida. Abbiamo appunto come composizione il 40% di lana, 40% di acrilico e 20% di fibra di bambù. 50 grammi il gomitolo, misura ben 175 metri. E i ferri uncinetto consigliati, andiamo a vedere dalla casa quali sono. Abbiamo consigli insomma dal 2,5 al 4 e assolutamente confermo che comunque io andrei ad utilizzare un 3 di media di ferri da maglia e un 3,5 di uncinetto. È veramente meraviglioso, super morbido, adatto ai piccoli, ma non solo, adatto anche a tutte quelle persone che hanno difficoltà col contatto con la lana, perché magari sono ipersensibili al tatto con le fibre naturali e quindi la lana nello specifico invernali. Allora, è un filato appunto che va bene per tutti ed è disponibile, ma nasce principalmente per i più piccoli ed è disponibile in 7 colori che vi mostro. Abbiamo il bianco qui, classicissimo, super richiesto, il rosso che anche in questo caso fa molto periodo natalizio perché è un rosso classico, poi anche lui richiestissimo il color panna, quindi un bianco sporco, un color crema, un simpaticissimo verde mela, molto allegro per i nostri bimbi, ovviamente i colori per i bimbi che non possono mancare, che sono il rosa bimba e il celeste bimbo, meravigliosi. Guardateli ad esempio in abbinata con il bianco o il panna, che meraviglia che sono, e ancora il blu royal, guardate che bello, è un blu acceso.
quasi blu elettrico, è un blu meraviglioso che va bene sia per grandi che per piccini, ma guardate ad esempio in un accostamento del genere o col bianco, secondo me ancora meglio per una copertina. Insomma, questi sono perfetti per tutti i progetti che richiedono l'uso di lana delicata per i più piccoli, quindi copertine, calzettine, cappellini, insomma, tutto ciò che riguarda i nostri piccolini. E quindi 7 colori disponibili per questo meraviglioso filato. Lo stesso filato abbiamo voluto proporvelo nella versione batik, quindi sfumata, ed è il Baby Wool Batik, appunto, sempre a marchio Alize. Guardate che colori meravigliosi! Abbiamo per femminucce, ad esempio, questo che ha del grigio tenue, color menta e delle sfumature di rosa dalla più chiara alla più scura che vedete qua sotto, ed è meraviglioso. La composizione ovviamente è identica al filato che vi ho appena mostrato, e anche il metraggio. Poi abbiamo questa che è molto neutra, quindi adatta sia per maschietto che per femminuccia, riporta dei colori chiarissimi di verde, verde menta, giallino e color crema. Bella bella. Poi per maschietto, perché appunto abbiamo del blu all'interno e cerco di farvelo vedere meglio. Perché eccoci qua, guardate che bella, blu, verde e verde menta, ancora una volta che sfuma verso il bianco sporco. Bellissima anche questa variante. E ancora una volta un colore neutro invece, che va benissimo ad esempio per tutte quelle camerette shabby, che per chi ama appunto i colori neutri, e quindi per progetti per bimbi, ma non solo, perché anche per adulti questo filato va benissimo in questo colore, perché appunto riporta tutti i colori autunnali all'interno della propria sfumatura, quindi dal marrone scuro al marrone più chiaro, quindi un color nocciola, a un beige e ancora una volta a un panna. Quindi questi sono i 4 colori del Baby Wool Batik. Ancora per questa stagione voglio parlarvi della qualità Drops e quindi ricordarvi che anche questi fantastici filati sono nel nostro shop adesso disponibili. Vi mostro solo alcuni colori, ma abbiamo davvero diversi colori. Si tratta della Baby Merino di Drops e della Cotton Merino. Si parla di pura lana merino nel caso di Baby Merino. Abbiamo una composizione appunto di 100% lana merino baby, un qualcosa di indescrivibile. 100% naturale, super soffice, anallergico, adatto appunto anche alle copertine per i prematuri, perché è l'unico filato che richiedono spesso gli ospedali e appunto per i bimbi comunque particolarmente delicati. Quindi ovviamente anche per neonati abbiamo 175 metri di filo per 50 grammi di gomitolo anche in questo caso, e ferri uncinetto consigliati 3, 3,5. Io adesso vi mostro solo due dei colori che abbiamo disponibili, ma come dico sempre, sbirciate sul sito per appunto andare a vedere gli altri. Poi il cotton merino, che si parliamo appunto di un filato, la parola stessa, il nome stesso del filato ci ricorda la composizione cotone misto lana merino, e nello specifico è un 50 e 50, 50 lana, 50 cotone. È un filato morbidissimo, veramente adatto ai piccoli, ma non solo, soprattutto per cappelli, sciarpe, lo consiglio tantissimo a coloro che hanno la pelle delicata e che vogliono un qualcosa di caldo, ma super soffice. Quindi come metraggio è un tantino inferiore alla Baby Merino, perché si parla di 110 metri di filo per gomitolo da 50 grammi, e abbiamo un 4 mm di ferri ed uncinetto 4,5 circa consigliato. Filato meraviglioso sia nei colori che nella composizione, e al tatto non ve lo sto a dire, dovete assolutamente provarlo per capire. Quindi vi consiglio anche ancora una volta di andare a vedere anche gli altri colori di Cotton Merino. La qualità è Drops, quindi meraviglioso filato.
Altro nuovo articolo sono le cake fiamma, è un filato meraviglioso, adesso ve lo mostro in due colori, ma ce ne sono diversi altri disponibili sul sito. Vi ricordo che di ogni filato che sto parlando, di cui sto parlando, vi lascerò in giù nel box informazioni il link, così potrete andare a vedere tutte le specifiche ed i colori per ciascun filato nel dettaglio. Dicevo, lana fiamma sono delle cake meravigliose, dal metraggio super generoso, perché parliamo di 150 grammi di cake, quindi di filato per appunto per pezzo, per gomitolone, e sono ben 435 metri. Con due di queste andate a realizzare un bel progetto grandino. Ferri uncinetto consigliati sono 4-5 mm. E abbiamo un filato in acrilico 100%, ma super super soffice, anche in questo caso facilmente iniziabile dall'interno, quindi quando lo andate a lavorare vedete lui scorre il filo e il gomitolo non si sposta di un millimetro, quindi non vi ritrovate gomitoli che rotolano per casa, ma potete lavorare in tutta comodità. Sono degli sfumati meravigliosi, morbidissimi al tatto, caldi, un filo che non si separa durante la lavorazione, un uncinetto 5 mm io consiglierei per lavorarlo al meglio, e dei colori spettacolari. Nello specifico vediamo qui soltanto il lilla e il blu, ma ci sono diversi colori come il verde, l'ocra, il l'ottanio, insomma, meravigliosi anche questi. E adesso ultimo, ma non per importanza, il filato lana paillette lurex, meraviglioso. Meraviglioso perché è un filato super particolare. Abbiamo un misto lana come se fosse un mohair, quindi contiene della lana classica, ma è un filato peluccoso, se così possiamo chiamarlo. Quindi ci sono degli sbuffi di lana qui e lì in un filo ben ritorto, quindi trattenuti in un filo ben ritorto, non lascia peli, è meraviglioso al tatto e soprattutto caldissimo. Ma super leggero perché contiene della lana, ma è un filato veramente leggerissimo, un gomitolo bello grande alla vista, vedete? Contiene 50 grammi di filo e sono ben 135 metri. Questo filato è così composto: 30% lana, 40% acrilico, 10% poliestere, 10% lurex e 10% paillette. Vi mostro i quattro colori che sono rimasti. Ogni gomitolo contiene ben 50 grammi di filo e sono 130 metri, quindi anche qui un bel metraggio. E le paillette sono in questo caso, quindi nel colore lilla, sono in argento, ed anche il lurex che si presenta qui ritorto nel filo è molto discreto e anche lui è argento. Non so se si riesce a vedere quanto bene si veda, però vedete sia le paillette che il lurex che accompagna il filo è in argento, in questo colore. Al momento sono disponibili questi quattro colori perché il filato è giusto arrivato ieri e già due colori dei sei sono andati esauriti. Ma trovate appunto il color lilla in disponibilità, il color beige che ha appunto le paillette di lurex invece in color oro. Guardate che meraviglia e che eleganza. Ancora il colore panna, quindi color crema con lurex e paillette, anche loro dorate. Molto molto eleganti, qui spiccano decisamente di più, vedete? E anche nel colore nero che spicca tantissimo, le paillette e il lurex sono appunto dorate, quindi molto molto eleganti. Vi faccio vedere il filo nel nero, così vediamo se riusciamo a capire meglio dalla videocamera com'è la composizione. Guardate che bello e che particolare. Quindi con questo filo potete realizzare degli scialli, delle stole, dei maglioncini, dei cardigan leggerissimi, caldi e super eleganti. Potete anche pensare di andare ad abbinare ad esempio questi due che stanno benissimo insieme, insomma sbizzarrirvi con la fantasia e con i modelli.
Quindi con una breve panoramica di un po' tutto quello che vi ho presentato, io vi ringrazio ancora una volta per aver seguito un mio video. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora non lo siate già e a spuntare la campanella, così che ogni qualvolta caricherò un video sarete appunto aggiornate tramite una notifica. Vi invito a rimanere sintonizzate anche perché finalmente con l'arrivo dell'autunno e quindi con i nuovi filati avremo modo di vedere dei lavori realizzati e quindi andrò a realizzare per voi dei video tutorial da settembre con questi nuovissimi filati e quindi andremo a preparare il guardaroba handmade per l'autunno-inverno. Quindi vi saluto, vi ringrazio ancora una volta e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!